Buonasera, bentornati in diretta per chi ci ascolta sui 96.8 di Radio X in streaming worldwide. Facciamo la seconda diretta da Sinnova 2016, la rassegna dell'innovazione in Sardegna che oggi si chiude, si sta per chiudere. Raccontiamo ai nostri ascoltatori via radio che siamo alla manifattura Tabacchi, all'ex manifattura Tabacchi, che per questa occasione ha riaperto dopo un lungo restauro. C'è la gente che esce dai vari spazi della manifattura e viene qui in questa piazza centrale dove c'è anche un buffet, quindi molti sono già all'assalto del buffet, come spesso capita in queste situazioni. E noi iniziamo questo nostro talk show molto breve, nel quale vi raccontiamo, vi facciamo sentire un po' di voci di Sinnova. Io ne ho qui vicino a me una con accento olandese, di un ragazzo. Buonasera. Buonasera Rainier. Rainier van Klai è un ragazzo, un ex ragazzo olandese che è arrivato in Sardegna all'inizio degli anni 90 e che ha sulla coscienza il fatto di aver fatto nascere Video Online, perché lui si divertiva mentre lavorava all'Unione Sarda a fare degli esperimenti sul giornale online con i ragazzi del CRS4, e l'editore dell'Unione Sarda del tempo, Nicky Grauso, lo vide una notte che lavorava al computer, gli chiese che cosa stai facendo e lui gli spiegò che cos'era internet sostanzialmente. Da lì nacque Video Online, sono nate tante altre cose, ne abbiamo parlato già, è arrivata poi Tiscali e siamo arrivati fino a oggi, 21 anni dopo. È nata anche Radio X in quegli anni e Rainier è stata la persona che insieme a noi in California ha preso quella licenza di beta testing da Real Networks per iniziare a fare questa prima radio in streaming in Europa. Rainier, benvenuto intanto a Radio X. Grazie. Allora, hai visto cambiare questo sistema dell'innovazione in questi 21 anni in maniera, direi, molto molto incoraggiante, perché è cambiata la scena da come era 21 anni fa. Ci sono tantissimi ragazzi, oggi la manifattura è stata presa d'assalto da tantissimi ragazzi che sono venuti, ci sono 130 stand di piccole imprese innovative che presentano i loro servizi, i loro prodotti. Cosa c'è di diverso rispetto a quei tempi da pionieri di cui tu sei stato protagonista? Beh, devo dire che con passare degli anni mi rendo conto che Video Online è stato un progetto unico, penso, nel mondo di internet, che ancora dobbiamo vedere aziende startup che realizzano le idee che avevamo noi allora. Ecco, il limite di Video Online probabilmente è stato di nascere forse troppo presto, almeno presto per l'Italia, quando ancora c'era un monopolio delle telecomunicazioni che ostacolava chiunque provasse a fare delle cose un po' troppo ambiziose nel mondo del web, no? C'era anche la paura, perché ovviamente internet voleva dire libertà di informazione, di educare, informare, che in Italia e nel mondo occidentale, anche se noi diciamo che viviamo in un mondo libero, non è talmente libero, lo sappiamo. Tu oggi continui a lavorare in questo mondo, ovviamente, dell'innovazione, viaggi moltissimo, vedo che vai in Medio Oriente, vai in Africa, sei stato di recente nella Silicon Valley a San Francisco, per una società che è una società sarda per la quale tu stai lavorando oggi. E come questa società, ce ne sono diverse oggi che stanno iniziando a lavorare anche con dei partner internazionali. Sì, la nostra società si chiama Cruel, posso fare un po' di pubblicità? No, giusto, lo devi fare. Però quello che facciamo noi è innovazione nell'ambito enterprise, e quello che vedo a Sinnova un po' troppo poco è fare innovazione in quell'ambito, perché traduciamo per il nostro pubblico cosa vuol dire fare innovazione in ambito enterprise. È proporre delle soluzioni innovative in cloud a società molto grosse, per esempio telco, le banche, insegnare i giganti a usare questo strumento straordinario nel modo giusto. Perché quando parli con queste aziende scopri che non sono mai andato oltre all'email, l'Excel e Word, ma mai sistemi collaborativi, quasi sociali, per collaborare e produrre valore per la società. Ecco, il fatto che una società sarda come quella per cui tu lavori
vada a spiegare in che modo dei giganti della tecnologia possono utilizzare questi strumenti in maniera smart, in maniera veramente innovativa, è uno dei segnali di come sia ancora vivo l'imprinting di 21 anni fa, quello spirito che anima le aziende che sono qua in questi giorni. Ma questo è poco ma sicuro, diciamo, idee buone vengono accettate in qualsiasi momento e le idee buone ci sono sempre. Volevo anche dire che la Sardegna è sempre stata all'avanguardia della tecnologia. Marconi i primi test sulla radio li ha fatto qui nel Golfo degli Angeli, prima TV digitale in Sardegna, primo giornale elettronicamente impaginato in Sardegna, prima radio privata in Sardegna, prima televisione privata in Sardegna, prima web radio in Sardegna, prima quotidiano online, prima ISP serie. E ce lo dice un olandese, quindi non è autoreferenziale questo. Ranier, io ti faccio gli auguri per il tuo lavoro e cederei la parola adesso a un altro senatore di internet della rete in Sardegna, che è Mario Mariani, che è qui vicino a noi e lo cooptiamo immediatamente. Mario Mariani ha attraversato anche lui la startup di Video Online, ha lavorato in Tiscali dove è stato anche amministratore delegato, ha fatto tantissime cose e coraggiosamente qualche anno fa si è messo in proprio e ha pensato di diventare, come dire, un tutor per tutte queste piccole aziende che stavano nascendo e stavano iniziando ad animare questo nuovo ecosistema, creando il primo incubatore, la prima, diciamo, struttura votata a far crescere, ad aiutare a crescere e anche a trovare risorse per le nuove aziende, The Net Value. Allora, quanti anni sono passati dalla nascita di The Net Value, Mario? Mi pare 7. Sono volati? Volatissimi, sembrava ieri, poi ho fatto il conto, erano 7 anni. Ecco, cosa significa creare un incubatore di startup? Spiegato, sintetizzalo in maniera molto semplice per chi ci ascolta. Un incubatore o acceleratore è un luogo fisico dove ospiti potenziali imprenditori e li aiuti a mettere in piedi la loro azienda, la loro startup. Quindi è un luogo dove si crea un ambiente di collaborazione tra tante aziende che hanno percorsi simili, anche se su business diversi, e contemporaneamente investi tempo e denaro, quindi competenze e un po' di soldi come incubatore e contatti soprattutto nel esatto, tuo caso. Network per aiutarli ad accelerare il loro percorso di crescita per diventare aziende di successo. Ecco, dammi qualche numero generale di questo fenomeno startup. Noi abbiamo ripetuto in questi giorni più volte il dato che l'anno scorso le startup, le aziende nascenti qui a Sinova erano 26, quest'anno sono 44. Si dice che Cagliari e la Sardegna siano una terra fertile di startup. Dacci qualche dato dal tuo punto di vista. Allora, credo che le aziende innovative, almeno dal punto di vista legale, in Sardegna siano 160, se non sbaglio, in questo momento, su 5.000 rotti in tutta Italia. Sento circa 6.000 addetti, 6.000 persone che sì, ci lavorano. Allora, quasi tutte queste aziende sono concentrate a Cagliari e quasi tutte sono del settore digitale. Questo deriva un po' dalla storia di Cagliari, che è inutile che stiamo qui a ripetere, per cui c'è una bellissima concentrazione di aziende, ma non è tanto un tema di numero, che comunque anche se rapportata alla popolazione è un numero molto alto. È un tema di qualità. Per dare un dato molto interessante, siccome poi le start-up sono quelle dove i cosiddetti venture capital investono, è stato fatto dall'AIFI, che è l'associazione degli investitori italiani, una ricerca, uno studio dove hanno contato quanti investimenti di venture capital sono stati fatti in Italia dal 2013 al 2015 e si sono resi conto con stupore che il 20% degli investimenti in venture capital erano in quei due anni sono stati fatti a Cagliari. Allora, se consideriamo che la Sardegna cuba il 3% del PIL, però la Sardegna ha tratto il 20% del capitale di rischio nelle imprese innovative, qualcosa vuol dire, no? Facendo la classifica tra le regioni, la Lombardia è come al solito la prima, ma è normale che sia così.
la seconda è la Sardegna, ma ha veramente Cagliari, il terzo è il Lazio, quarta l'Emilia Romagna. È un dato impressionante ed è il frutto del fatto che qua c'è un fermento incredibile. Ecco, cosa si può fare per dare il fermento giusto o il concime giusto, diciamo, lievito, a queste pianticelle che stanno crescendo? Cioè, se tu dovessi offrire un'idea, una ricetta, non solo alla politica, ma diciamo al sistema Sardegna in generale, per far crescere ancora di più questo settore, quale sarebbe? Più internazionalizzazione, più risorse, più venture capital? Non c'è una cosa singola. Allora, c'è una parola un po' abusata, ecosistema, cioè bisogna lavorare sull'ecosistema. L'ecosistema è fatto di attività del pubblico, attività dei privati. A Cagliari questa attività funziona, non benissimo, ma funziona. È uno dei posti dove funziona meglio in Italia, ma non bisogna, diciamo, cullarsi sugli allori, cioè ci sono tante cose che non vanno assolutamente bene, però ce ne sono tante che vanno bene. Allora, l'università ha, diciamo, da 3-4 anni un programma di entrepreneurship all'interno dell'università, si chiama Contamination Lab, benissimo. Quindi sta in qualche modo inoculando nelle giovani leve la voglia di fare impresa, anche imprese innovative. E questa particolarmente è un'assoluta novità, questo, che non c'era prima. Questo prima di 4 anni fa non c'era. Invece la regione è da 20 anni che investe in attività di ricerca e sviluppo con il CRS4, con Sardegna Ricerca, eccetera, e investe anche in progetti di innovazione. Per esempio ci sono i voucher per le start-up, dove è abbastanza facile e veloce, se uno ha una buona idea, avere un po' di capitali per iniziare. I capitali di avvio. Esistono poi le strutture private come The Net Value di incubazione, gli acceleratori o i co-working come Hub & Spoke, Open Campus, eccetera, che sono strutture di supporto molto importanti sia per le startup innovative ma anche per le aziende, chiamiamole un po' normali ma che sono moderne. C'è un ecosistema che in qualche modo funziona, ma bisogna sforzarsi per migliorarlo in tutte le sue componenti e osare sempre di più di anno in anno. Per dire, quest'anno qua Sinova è un bel esempio di miglioramento, cioè rispetto all'anno scorso io ho notato c'era l'area con gli investitori, c'erano tante strutture di angel investing, anche che ascoltavano straniere, progetti, ma c'erano investitori turchi, c'erano investitori di tante nazioni. È un ottimo segno. Io ho parlato con tante startup che un po' gravitano intorno a The Net Value, e ognuna di loro, chi ha avuto 10, chi 15 appuntamenti, con fortissimo interesse per potenziali investimenti. Gli anni scorsi non era così, quindi questo è un passo avanti importante. Un altro passo avanti è il fatto che si sia svolta in questo spazio questa edizione di Sinova, che può diventare effettivamente una culla, un riferimento, anche un luogo dove incontrare più di frequente i potenziali partner internazionali o gli investitori. Quindi la manifattura è una grande opportunità anche per secondo il sistema. Secondo me sì, avere un luogo fisico che raccoglie tutto questo fermento cittadino, secondo me è importantissimo. Intanto dà più forza alle persone che ci lavorano, cioè ci si gasa di più, e questo è fondamentale. L'entusiasmo è alla base dell'imprenditoria, certo. No? E poi ci si aiuta a vicenda, quindi avere tante aziende vicine che collaborano con competenze diverse, questo aiuta e rinforza. Poi si creano tante occasioni veramente di scambio e di business, ma poi chi viene da fuori vede un sistema che funziona, è un sistema più credibile, porta anche più investitori a investire nelle aziende che sono in un sistema che funziona, ma anche dal punto di vista tangibile, quindi credo che sia importante. Benissimo, io ringrazio Mario Mariani, col quale ci siamo siamo stati veramente bene a parlare di questi temi. Chiedo ad Antonio di mandare un brano di musica e poi continuiamo a parlare di spazi di co-working e di incubatori con altri due rappresentanti di questo settore. Continuiamo a conversare con gli innovatori qui da Sinova 2016 per questo momento un po' di analisi e anche di sintesi della giornata, che poi però avrà un suo proseguimento musicale con un set a sorpresa di cui vi parlerò più tardi. Con me ci sono Stefano Casu e Filippo Candio, che sono un po' gli eredi della generazione che abbiamo ascoltato prima, la generazione dei Renier Van Clay, dei Mario Mariani e di quelli che hanno iniziato
che hanno iniziato, diciamo, la rivoluzione di internet qua a Cagliari. Voi siete imprenditori, ma siete anche in qualche modo rappresentanti di due importanti realtà come l'Open Campus nel caso di Stefano e Hub and Spoke nel caso di Filippo, che si sono attivate in questi anni proprio per dare, diciamo, una casa comune a potenziali imprenditori del distretto, diciamo, del distretto digitale di Cagliari. Allora Stefano, raccontami tu sei a tua volta un imprenditore, come allora, ti sei trovato coinvolto nella realtà di Open Campus e come stanno le persone oggi che vivono dentro l'Open Campus di Tiscali? Allora, buonasera e grazie a nome sia mio che di Filippo per questo paragone con dei mostri sacri, insomma, dell'imprenditoria cagliaritana. Io mi sono trovato invischiato come Filippo in questa realtà perché credevo moltissimo nella contaminazione. Lavoro per un'azienda che sviluppa software da 15 anni, quindi non sono né un giovane imprenditore né, diciamo, giovane come età anagrafica, però però, diciamo, ho cercato giovane. Di mantenermi giovane mettendomi sempre in discussione, e uno di questi modi attraverso i quali mi sono messo in discussione era quello di riniziare da capo una realtà completamente diversa all'interno di un coworking, condividendo quelle che erano il patrimonio di conoscenze della mia società e mettendole a disposizione di altre persone e a mia volta prendendone i vantaggi. Quindi è stato uno scambio di vantaggi. Ecco, io sono lì a Open Campus e ho fatto questa scelta. Ecco, quante persone, quante imprese oggi orbitano attorno all'Open Campus di Tiscali, che ricordiamolo è anche molto attivo nell'organizzazione di eventi, di workshop, di attività, anche di animazione della cultura dell'innovazione, perché questo è fondamentale poi, no? Ci sono 70 persone, tutte che si dedicano al digitale, grandissimi innovatori. Noi annoveriamo fra i nostri coworker alcune fra le startup, secondo me, più interessanti del territorio. Noi esistiamo da 3 anni, quindi abbiamo avuto modo anche in un certo senso di coltivarle, di creare le connessioni. Nominiamole, che così allora, facciamo pubblicità. I miei preferiti attuali sono GreenShare, che è una startup che si occupa di ticketing, di mobilità sostenibile, ha un progetto veramente molto interessante, però anche i famosissimi Guide Me Right, Lifely, insomma ce ne sono tante molto interessanti, Eventa, adesso qualcuno me lo dimentico e magari faccio qualche caffè. Te lo ricorda Filippo. Allora, Filippo invece è stato catapultato un anno fa nell'avventura bellissima di Hub and Spoke, uno spazio tra l'altro che ha anche il merito e il vantaggio di essere proprio nel centro della città. Siete in via Roma praticamente, con un ingresso su via Roma, un ingresso presto forse anche su Viale Trieste. Cos'è Hub and Spoke? Spieghiamole, che gente staziona dalle vostre parti? Intanto buonasera a tutti, a chi ci ascolta, e grazie per tutto quello che è stato detto. Hub and Spoke ha dei concetti diversi da quelli di Open Campus, però intanto essendo anche la realtà più giovane, soprattutto a parte che nel settore, poi come spazio di coworking, siete da un anno. Da un anno, esattamente, anche noi comunque ospitiamo più o meno una settantina di persone. Secondo me la cosa importante, infatti, di aver voluto fare insieme questa intervista è anche quello che noi vogliamo rappresentare, ovvero una rete virtuosa, un network, che poi è quello di cui la Sardegna ha sempre avuto bisogno, quindi grazie anche a Mario Mariano che ci cita sempre come una realtà importante, che per noi questa è sicuramente un vanto. Grazie anche alle conoscenze come Renir, ragazzi come noi possono crescere. Dentro Hub & Spoke noi abbiamo tanti ragazzi, partendo dai freelance fino ad arrivare alle startup, d'accordo, che comunque vivono gli spazi e attraverso poi questa collaborazione crescono, anche perché per adesso noi abbiamo, per esempio, abolito quasi per tutto gli spazi privati, per esempio, proprio per favorire questa collaborazione. Questo la vuol dire che in futuro non ci saranno, però il primo step era quello intanto di voler far parte pienamente di questo concetto, che è la condivisione. Ecco, questo per quanto riguarda le nuove realtà di impresa che stanno nascendo, quel passaggio fondamentale che va dalla fine dell'università all'inizio di un'attività. Open Campus da un lato, Hub and Spoke, The Net Value e gli altri incubatori sono una prima risposta, così come
ovviamente quelli all'interno della stessa università come il Contamination Lab, ma a me interessa parlare anche se ci sono i ragazzi di Need for Nerd per esempio in giro, mi piacerebbe parlare di come si inizia a coltivare i futuri innovatori sin da quando sono piccolissimi. Voi fate un'attività di alfabetizzazione sulla programmazione, sulla scrittura di codici straordinaria. Intanto presentatevi, Michele. Io sono Michele. Io sono Luca, buonasera. Io sono Valentina. Vicino Valentina. Sono Valentina. Allora, Need for Nerd, voi siete degli ex nerd oppure siete ancora dei nerd che insegnano a diventare nerd anche agli altri. Quindi, com'è nata la vostra associazione? Come avete iniziato questa attività? Siamo nati all'interno del Contamination Lab, l'edizione dell'anno scorso, e da subito abbiamo pensato di focalizzarci sul coding. Quindi da lì abbiamo iniziato a fare corsi per adulti e laboratori per bambini. Ecco, qua a Sinnova in particolare in questi giorni che cosa avete fatto? Chi ce lo racconta? Vabbè, avevamo il nostro stand dove appunto abbiamo messo in esposizione quello che facevamo, abbiamo messo delle fotografie dei nostri laboratori per far vedere come i bambini hanno reagito, anche se magari dalle foto non si può percepire, però anche con quel piccolo contributo visivo diciamo che abbiamo un po' trasmesso quello che facciamo di solito. Ecco, se avete dei figli, dei ragazzi che hanno interesse per la programmazione, che vogliono entrare in questo mondo, prendete contatto con Need for Nerd, ovviamente i contatti li trovate in rete. Raccontateci un'esperienza particolarmente stimolante che avete fatto con un gruppo di ragazzini negli ultimi mesi. Ok, una delle più io parlo a voce troppo alta, una delle più recenti e anche una delle più interessanti e stimolanti è stata quella che abbiamo fatto a Open Campus nel mese di giugno, con una dozzina di bambini che abbiamo introdotto proprio alle basi della programmazione, sia con giochi offline che a un osservatore esterno poco dentro l'ambito possono sembrare totalmente estranei alla programmazione, ma che invece erano proprio inducevano i bambini a ragionare in quel modo. E poi gli abbiamo fatto usare strumenti online che servono proprio ad apprendere le basi di questo mondo. Ecco, dalle nuove leve della programmazione a un veterano del mondo dell'informatica e della scrittura di codici come Mauro Pili, che saluto. Ciao Sergio. Allora Mauro, anche tu sei uno di quelli che hai fatto tutta la gavetta gloriosa di cui abbiamo parlato tantissime volte. Oggi tu ti occupi però di un tema che è molto interessante, che è quello dei Bitcoin. Sì. Raccontaci che cosa sono i Bitcoin, raccontalo a chi ci ascolta via radio, qui sicuramente lo sanno già tutti perché tra l'altro oggi si è parlato anche di questi strumenti innovativi di finanza dentro Sinnova, però raccontalo a chi ci ascolta fuori da Sinnova. Sì, innanzitutto vorrei contestualizzare anche questa cosa dicendo che c'è un'associazione qua in Sardegna, appunto Bitcoin Sardegna, che si occupa di promuovere e diciamo togliere le barriere iniziali che si possono incontrare da parte di chi può non essere del settore ma è appassionato. La cosa interessante è che anche in questo caso c'è un enorme interesse, tanto che l'associazione Bitcoin Sardegna ha oggi più iscritti di quanto non ne abbia la Foundation italiana Bitcoin Italia. Sembrerebbe una cosa strana, però mostra ancora una volta come la Sardegna diventi, Cagliari in particolare, diventi terreno fertile, assorbe l'innovazione. Delle innovazioni. Sui Bitcoin c'è da dire che dal mio punto di vista è una rivoluzione enorme, quanto lo è stata Internet nei 20 anni precedenti. E avendo lavorato su Internet, avendo diciamo seguito tutta l'evoluzione, uno dei problemi che c'è stato su Internet è stata proprio la difficoltà nel muovere il valore con la stessa velocità con cui si muovono le informazioni su Internet. La carta di credito è uno strumento assolutamente inadatto, e anche PayPal, se pensiamo PayPal ha 60 milioni di utenti, che rispetto ai miliardi di utenti che ci sono su Internet è una goccia nell'oceano. Come mai? Perché il problema dei pagamenti ha sempre avuto una barriera, cioè è sempre stato necessario uscire offline, poter far muovere il valore e poi riportarlo online. Questo passaggio a me fa pensare ai tempi in cui si proponeva per l'email il fax,
digitalizzare il fax, stampare le mail, cioè uscire dal mondo online, e sembrava il modo più semplice per far muovere. Usare una cosa nuova in modo vecchio, esattamente esatto. Il contrario di quello che si deve fare. Poi abbiamo capito che non c'era proprio bisogno del fax, che se tutti avevano l'email potevano utilizzare l'email senza bisogno di dover entrare e uscire da internet continuamente, cioè vivere non in un mondo virtuale, ma in un mondo reale che ci garantiva una continuità. La stessa cosa succede con i bitcoin, noi possiamo trasferire da qualunque parte del mondo denaro da una persona a un'altra persona senza un intermediario, senza bisogno di fare operazioni di riconoscimento, le classiche operazioni che si fanno nel farsi riconoscere, mandare documenti, così come con la semplicità con cui apriamo un'email e mandiamo un'email, oggi finalmente, fortunatamente abbiamo questo nuovo strumento. Ed è uno strumento tra l'altro che interessa a tutti, tant'è vero che nell'associazione Bitcoin Sardegna ci sono avvocati, commercialisti, anzi diciamo che gli informatici sono una minoranza rispetto agli altri. Forse perché hanno meno soldi da spendere. lasciamo anche qua un'indicazione per chi fosse interessato ad approfondire il tema sull'associazione Bitcoin Sardegna. Sì, c'è il sito. C'è il sito, mettetevi in contatto. Basta cercare con su Mauro Google Bitcoin Sardegna. E tutte le persone che si stanno occupando di sviluppare insomma, ragionamenti attorno a questo nuovo strumento di pagamenti. Io vi ringrazio, mandiamo un altro brano di musica e poi vorrei introdurre una sezione finale di questo nostro talk show dedicata al design. Oggi se ne è parlato, vorrei qui vicino a me Monica Scanu dello IED, sei in zona, e anche il rappresentante della Ferrari, il designer della Ferrari, che mi hanno promesso sarebbe venuto qui a scambiare qualche battuta con noi. Intanto musica. Bravo Antonio che ha già introdotto il tema musicale della serata, perché il jazz sarà protagonista su questo palco, anche se in una veste molto insolita, tagliata su misura per Sinnova, protagonista la voce di Francesca Corrias, che è una delle artiste jazz che fa onore alla Sardegna in Italia e in Europa, insieme a Filippo Mundula al contrabbasso. La particolarità di questo loro live set sarà che Francesca userà la sua bellissima voce, ma userà anche degli strumenti elettronici, delle loop station, dei campionatori, per creare essa stessa con la sua voce gli arrangiamenti sui quali canterà. Quindi sarà una sorpresa, un set che inizierà tra pochi minuti. Nel frattempo io voglio parlare dal sound design, voglio parlare al design in senso lato con Monica Scanu, direttore di IED, Istituto Europeo di Design. Benvenuta Monica. Grazie.
Allora, lo IED è presente a Sinova perché ci sono moltissime relazioni tra l'innovazione tecnologica e il mondo del design. Sì, allora quando si parla di innovazione, quando si parla di ricerca, quando si parla naturalmente di design, ci siamo anche noi. E noi, come probabilmente tutti sapete, abbiamo una sede a Cagliari, quindi l'Istituto Europeo di Design in Sardegna è a Cagliari, a Villa Satta. Abbiamo 4 corsi, tra cui uno anche di sound design, che è la materia che tu hai appena citato. Nominato. E gli altri sono moda, interior design, product, ho visto qua girare infatti i nostri coordinatori. E anche sono... molti studenti che si sono fermati prima qua vicino, interessantissimi, anche perché oggi c'erano diversi momenti di approfondimento legati proprio al tema del design, anche del rapporto dell'innovazione con la tradizione del design. Esatto, noi siamo stati qua presenti con uno stand e poi abbiamo oggi pomeriggio un piccolo talk a cui abbiamo partecipato io, Annalisa Cocco, nostro coordinatore di product design, e Paolo Manfredi, nostro ospite, l'esperto di materie digitali di Confartigianato. Abbiamo parlato del rapporto fra il design, l'innovazione e l'artigianato. Importantissimo tema, soprattutto per una regione che ha un patrimonio da questo punto di vista, proprio di segni, di materiali e di radicamento anche dell'artigianato nella cultura, nel territorio così importante come la Sardegna. Dentro lo IED si fa innovazione, perché all'interno di questi corsi, a parte che usate ovviamente le tecnologie, i computer, ormai non esiste studiare grafica, video o musica senza usare le tecnologie più all'avanguardia, ma è proprio la scuola che è concepita, come dire, in modo innovativo, perché è una scuola che prepara in realtà al mondo del lavoro. Esatto, sì, questa è una delle caratteristiche della nostra scuola, che innanzitutto ha dei docenti che sono dei professionisti e poi prepara in maniera sin dal primo anno al mondo del lavoro. In più tu hai nominato una parola importante, digitale. Noi utilizziamo il digitale in tutti i modi. E quando non ci arriviamo con i nostri laboratori, per quanto sofisticati, facciamo anche utilizzo dei Fab Lab che abbiamo in questa città. Ad esempio abbiamo collaborato col Fab Lab di Via Barcellona e lo faremo con altri. Nonché abbiamo un accordo di collaborazione con Sardegna Ricerche.